Chi ha detto che trash, quando si dice crass, si intende basket femminile? Vero? Non credo, perché qui ci troviamo nella palestra dell'Istituto Tecnico Industriale Pacinozzi, una bellissima palestra, come noterete dalle immagini, e qui c'è Beppe Passariello, un nome, una garanzia, perché è stato veramente un nome, è una persona importante, ecco, persona con la P maiuscola nel basket femminile di qualche tempo fa. Non diciamo qua. E allora adesso, insomma, quando ho detto prima che non è, il crass non è solamente femminile, ci sono tanti maschietti qui che stanno per diventare maschi, nel senso più grandi, cioè, e allora è una buona leva? Sì, stiamo già dall'anno scorso, innanzitutto specifichiamo che noi siamo della Deploio, sì, è una, diciamo, una costola del, ecco, sì, del crass. Si dice satellite, no? Meglio la costola, perché ricordando di Adamo, cioè noi non ce lo ricordiamo, non ce l'avevamo, Adamo e Eva, quindi va bene così. Questo è il gruppo degli under 15, iniziano proprio in questi giorni il loro campionato, è un gruppo promettente, devono lavorare molto, sono ancora le prime armi, sì, però è un gruppo numeroso, sono volenterosi, speriamo bene. Da quanto tempo loro si stanno cimentando in questa bellissima disciplina che è il basket? Alcuni sono già alcuni anni che lo praticano già dal mini basket, altri si sono inseriti negli anni precedenti, qualcuno addirittura quest'anno inizia a praticarlo. Quindi è un gruppo abbastanza eterogeneo, però stanno lavorando da settembre, hanno fatto la preparazione a Cimino, e quindi poi siamo come proprio qui, come i grandi, come una squadra vera. Ma Cimino era aperto quando siete andati? Sì. Ah, ho capito, perché tanto le cose si aprono e si chiudono, ma mentre nel basket si aprono sempre, perché le porte è giusto che si aprono. Sotto la tua scura, sotto i tuoi insegnamenti, loro veramente recepiscono oppure sono un pochettino... Cioè, sì, visto che hai detto che sono eterogenei, immagino che sono eterogenei anche nel... Stanno dicendo di sì. Ma è... Io no. Non sempre sono attenti e concentrati, però piano piano stanno migliorando anche in questo. Quindi le prospettive sono buone. Dipende tutto da loro, io sono a loro disposizione. Questo è il primo campionato che faranno oppure anche l'anno scorso? No, l'anno scorso hanno fatto l'Under 14 e sono arrivati in finale. Buona finale parte di loro in finale provinciale. E che hanno fatto la finale? L'hanno persa, ma di pochi punti. Con chi? Col Massaro. Martina. Con Martina. A 3 minuti dalla fine. No, io li ho presi quest'anno, non ce li avevo. Quindi sono, diciamo, nuovo in questo gruppo, che l'anno scorso era di Fiorenzo di Quarta, quindi adesso l'hanno passato a me e quindi da quest'anno li sto allenando, li sto ancora, diciamo, conoscendo. Ho capito. Devi conoscere il campionato quando inizia? Inizia dopo domani. Ah, quindi andremo a 2 giorni più per conoscere me. C'è tempo. Voi riuscite a seguire? Dovete essere proprio sinceri. Sì. E non credo che lo sapete. Facciamo parlare il capitano. Lui è capitano. No, non è stato nominato. Diciamo che è un rappresentante della squadra. Sei il rappresentante sindacale, che lista? Sei stato nominato. La sua lista. Ora, a nome di tutti quanti, perché hai scelto il basket? Che cosa ti piace del basket? È tutto, perché è uno sport diverso dagli altri, non il monotono calcio. Che ormai in Italia solo si fa quello che frangi con il basket nel mondo. Avete letto un buon sindacalista, un buon rappresentante, perché ha detto una bella cosa interessante. Il basket è fantasia, è creatività. Basta! No, poi si entusiasma troppo. Allora, quindi ha detto una bella cosa, sta il discepolo, sta imparando in fretta a questo punto. È giusto, e qual è il tuo mito? Godè, è giusto. Del femminile Godè. Eh sì, perché rimaniamo... Kobe Bryant. Poi andiamo un po' troppo oltre, va bene. Però Rodrigo Denny ha detto giusto, Rodrigo Denny che ha fatto arti marziali,
ed è un'altra bellissima disciplina, si chiama disciplina proprio perché insegna una autodeterminazione, autostima, eccetera, eccetera. Così come lo sfrutta nel campo. Lo sfrutta nel campo perché lei ci dà dentro di brutto, lo dico Denna. Io la chiamo, quando faccio i commenti, la chiamo la pulsella di Cherbourg per fare il paio con la pulsella di Orleans, famosa della storia. Va bene, poi andate, grazie. Grazie. Ha detto una bella cosa. In ogni caso, siccome l'elemento è la costa del crass, e il crass è al femminile, però è giusto che ci siano le pari opportunità, no? Anche i maschi adesso, quindi le pari opportunità, si è un po' cambiata la cosa, però va bene così. E l'elemento femminile è qui, è una dirigente. Sì, faccio parte. Si chiama? Francesca Ranicchi. Francesca Ranicchi, benissimo. Fare la dirigente con questi signorini qua, sì, dai, è facile oppure è difficile? Insomma, bisogna avere un attimino di pazienza, però poi alla fine quando li vedi in campo ne vale la pena. La pazienza scema e cresce l'entusiasmo. Sì, da morire, anche perché devo dire che parlo di questo gruppo, è un bellissimo gruppo, veramente bellissimo gruppo. Li vedo squadra, li vedo uniti, è bello. E questa è la cosa importante per la loro campo. Il fatto che crescano bene insieme. Belle parole, ma sono anche fatti quelli che ha detto la signora. E quindi dai fatti detti così a parole dovete passare con i fatti. E infatti secondo me io sono positiva. Positiva. Ce la possono fare, tranquillamente. Bisogna essere positivi. Testa libera, giusto? Testa libera e via. Come si dice? Cioè corri e tira. È così che si dice. Rimaniamo con l'italiano che è meglio, corre e tiro, va?